Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo ad individuare i 5 elementi che per me sono essenziali nelle mie uscite in bici e senza questi piccoli elementi da portarmi dietro non potrei uscire, proprio perché se mi succedesse qualcosa farei fatica ad arrivare. E ora ve li vado subito ad elencare. E perché sono così importanti per me e magari anche per voi? Se anche voi utilizzate questi componenti quando fate le vostre uscite, scrivetelo qui sotto nei commenti, oppure se utilizzate altro, scrivetelo pure qui sotto. E andiamo con l'oggetto più importante, una borraccia porta oggetti. Si potrebbe utilizzare sia la borraccia o il borsellino per portarci via tutti gli oggetti in bici. Per una scelta estetica io principalmente uso la borraccia, soprattutto adesso d'inverno che non serve bere tanta acqua, oppure d'estate se faccio un circuito dove conosco tutte le fontane cerco di portarmi la borraccetta. Se no, se non conoscete la strada, il consiglio è sempre quello di partire con due borracce e al posto della borraccia portaoggetti usare un borsellino. Comunque senza un articolo del genere non potete portarvi via tutti gli attrezzi necessari in caso di rottura per la vostra bici. E ora andrei a vedere il primo oggetto essenziale da portarci via, che è una camera d'aria. Banalmente, se buchiamo e non abbiamo una camera d'aria o anche una toppa per riparare la nostra camera d'aria, se buchiamo non riusciamo ad arrivare a casa. Quindi direi che questo è un oggetto essenziale da portare all'interno della nostra borraccia oppure all'interno del borsellino, come abbiamo detto prima. Se utilizzate un tubolare, siccome mi è già capitato anche di uscire con dei tubolari, il consiglio è di portarvi dietro una bomboletta che ripara il tubolare, siccome non ha una camera d'aria e quindi non si può cambiare la camera d'aria all'interno. Quindi il consiglio è quello di uscire con delle ruote, con un copertoncino oppure un tubeless che in caso di foratura possiamo andare tranquillamente a metterci all'interno la camera d'aria. E ovviamente avendo una camera d'aria senza però una pompetta che andrà a pompare questa camera non ci servirà granché. Quindi una pompetta, io utilizzo queste con la bomboletta CO2 usa e getta, che sono veramente molto comode in caso di foratura, basta avvitarle e il CO2 entra tutto all'interno della camera d'aria, così la gomma si gonfia in una pressione giusta e riusciamo tranquillamente ad arrivare a casa. L'alternativa anche qua ci può essere sono le classiche pompette da portarsi via. L'unica pecca è che se ne vogliamo portare dietro una comunque abbastanza buona ci toglie abbastanza spazio, quindi non riusciamo a farcela stare dentro all'interno della borraccia oppure all'interno del nostro sottosella. Quindi per questo la mia scelta ricade sempre sulle bombolette usa e getta. Oggetto fondamentalissimo che forse non tutti si portano via nelle proprie uscite, ma a me è stato già fondamentale più di una volta perché ho rotto la catena. Quindi una falsa maglia da portarsi via può sempre essere utile. Se avete già visto il video dove rompo una catena mentre sono in giro in bici, avere una falsa maglia ci consente di ritornare a casa, perché comunque avendo una gomma bucata in qualche modo si può tornare a casa magari andando a rovinare il cerchio, ma senza una catena non riusciamo proprio a pedalare. Quindi con la nostra falsa maglia, che tanto non occupa spazio all'interno della nostra borraccia o del nostro sottosella, è sempre consigliato portarsela dietro. Qui le trovate sia in vendita singole oppure le prendete dalle vostre vecchie catene che magari cambiate perché rompete o dovete comunque cambiarle per l'usura, le riciclate e sapete che per tornare a casa possono andare tranquillamente bene. Per vedere come inserire, vi consiglio di andare a riguardare quel video che avevo fatto qualche mese fa, che vi lascerò a fine video o qui sotto in descrizione. E ultimo oggetto, ma fondamentalissimo, è un multi-tool molto accessoriato. In questo caso io utilizzo questo, come spero avete visto in quel video che vi ho appena citato. Sono riuscito a cambiare tranquillamente una catena quella volta, proprio perché questo è composto di una smaglia catena qui sopra. E oltre a questo smaglia catena che ci consentirà assieme alla nostra falsa maglia di aggiustare la catena per tornare a casa, abbiamo le chiavi per togliere i copertoni e quindi andiamo tranquillamente con queste a sostituire la camera d'aria. Abbiamo tutti i tipi di chiavi a brugola che ci possono essere, quindi per tutte le viti che si aprono mentre siamo in corsa possiamo tranquillamente andare a stringerle. Può capitare magari se abbiamo una ruota col perno passante ci dimentichiamo di chiuderla, ci accorgiamo in corsa, la possiamo chiudere con questa e sono veramente molto utili.
Oltre a questo c'è qualche chiave Torx, c'è una punta di un cacciavite a stella e una punta di un cacciavite piatto, insieme comunque a delle chiavi per i raggi e molto altro. Quindi è una vera e propria piccola officina che ci possiamo portare via tranquillamente in bici. E in caso non avete un ammiraglia che è al vostro seguito, portarsi dietro questi 5 oggetti vi consentiranno, almeno per il 90% di tutte le cause che vi potrebbero lasciare a piedi, di arrivare a casa. A me purtroppo è già capitato di rimanere a piedi per la catena o rimanere a piedi perché avevo forato. Fortunatamente avevo questa borraccia con tutti questi componenti all'interno e mi ha consentito di arrivare comunque a casa tranquillamente. Quella volta che avevo rotto la catena ero pure caduto, quindi se avete visto quel video ovviamente l'avete rivisto, se no in caso vi consiglio di andarli a dare un'occhiata, perché vedete l'utilizzo di questo multitool, vedete come funziona e come si può cambiare una catena quando la rompiamo quando siamo per strada, utilizzando il nostro multitool ovviamente e la nostra falsa maglia che abbiamo appena visto prima. E spero che questo video vi sia stato utile. Se non conoscevate questi 5 oggetti vi consiglio di portarveli dietro quando siete in bici, perché almeno riuscite in qualche modo ad arrivare a casa sani e salvi, senza dover chiamare qualcuno quando magari siete anche molto distanti da casa. Vi invito gentilmente di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e vedere altri video molto simili. E se ti è piaciuto questo video lascia un bel like e condividilo. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima!